non lo so che cosa ne dite voi, ma tira di fatto una brutta aria. Cioè, si sente nell'aria il pericolo. Le feste sono passate. Natale è passato. Le lucette l'hanno smontate. L'alberello l'hanno tolto di mezzo. Capodanno, la Befana, Buon Natale e tanti auguri del 2023. Ora torniamo a noi. Perché pare che sta guerra loro la vogliono a tutti i costi. E questo io e te l'avevamo capito. Ora il punto è che lì fuori non tutti l'hanno compreso. Credono che finirà pure a sto giro a tarallucci e vino. Mai, mai come in questo momento, noi viviamo una spaccatura in due tronconi dell'opinione pubblica, anche in due pensieri, modi di pensare completamente distinti. Diciamo che hanno fatto un bel lavoro, no? Di propaganda, le telefinzioni in questi ultimi anni, e quindi ovviamente si vedono i risultati. Noi qui stiamo provando a raccontare quello che stiamo vivendo, cercando di essere quanto più oggettivi possibili. Qui non ci sono tifosi pro Putin o pro atlantismo americano forever. Stiamo provando a raccontare, perché questa non è una partita tra chi vince, tra chi è più forte, una partita di pallone, una partita di calcio. Qui ci stiamo giocando di fatto un futuro radioattivo, e poi saranno i libri di storia a raccontare alle prossime generazioni la versione dei russi e la versione dell'Occidente. Così vengono scritti i libri di storia, eh? Anche quelli che stai leggendo adesso te vengono scritti da qualcuno e da una versione, parte della storia. Dicevo, l'opinione pubblica è divisa in due tronchetti provera, tronconi, netti, distinti di pensiero, senza considerare la cattiveria. Cattiveria delle persone, la cattiveria con cui si difende, si crede nella propria posizione, senza aprire, senza avere un minimo dubbio su ciò che è stato, su ciò che potrà essere, su ciò che sarà. E quindi mi tocca leggere anche qui sotto su YouTube o su Facebook o su altri social commenti assurdi, sconclusionati, che non portano da nessuna parte, quando sto semplicemente cercando di portare un po' più di sana incertezza nei muri che avete sollevato, che vi hanno sollevato, che hanno costruito i talebani dell'informazione. È in atto una speciazione. C'è chi la vede e c'è chi, anche se tu gli presenti davanti agli occhi una banana pronta per essere infilata su per il deretano, il pericolo non lo vede. Non lo vede, vede la banana come se fosse la mela e si convince che anche la mela non ve può venire su. Ci siamo capiti, ok? Anzi, aggiungiamo di più, se ne sbatte altamente i maroni di quello che succede, per poi essere pronto a puntare il dito, a dare la colpa di quello che eventualmente capiterà nella sua vita al primo malcapitato, al primo che le gira intorno. È inutile, no? Ripetercelo, però ogni tanto sarebbe il caso anche di farlo all'interno di questo canale, che la colpa di questa deriva, di questo fanatismo, è principalmente da affibbiare alla scuola, che indottrina le menti, che polarizza le posizioni, che crea un esercito pronto a rispettare qualsiasi dettame, invece di formare un pensiero critico pronto ad agire, che non si muova solo per convenienza. Perché lo so che tanti da quella parte hanno capito. Ma sappiate che se vi muovete sempre solo per convenienza, prima o poi tutto torna. Cioè, torna come la banana. Lo scopo degli eserciti è quello di obbedire sempre e comunque. Quindi, con questa apertura, prova ad ascoltare le parole che adesso ascolterai, vedrai, leggerai, del segretario generale della NATO al World Economic Forum edizione 2023. NATO's position remains unchanged, and that is that Ukraine will become a member of NATO. Then, of course, the main focus now is to support Ukraine, to ensure that Ukraine wins the war and prevails as a sovereign, independent, democratic nation in Europe. And that's the reason why NATO allies, partners are providing unprecedented military support to Ukraine, and why I'm traveling around to NATO capitals and calling on them to do even more, and why I welcome the recent announcement of more armor, more advanced air defense systems, most recently by
by Canada with 200 armored vehicles and also Poland delivering more weapons, and of course the US leading all these efforts in the in this what we call the contact group or the support group for Ukraine. And as Krista just said, it is extremely important that President Putin doesn't win this war, partly because it will be a tragedy for the Ukrainians, but it will be very dangerous for all of us. Because then the message to authoritarian leaders, not only to Putin, but also other authoritarian leaders, is that when they use brutal force, when they violate international law, they achieve what they want. And that will be a very bad and dangerous lesson. It will make the world more dangerous and us more vulnerable. And that's the reason why, if we want a negotiated peaceful solution to the war in Ukraine, we need to provide military support to Ukraine. That's the only way. Weapons, they are the way to peace. È chiaro il messaggio? Insomma, è breve, eh? Le armi, se usate dagli Stati Uniti d'America, possono servire anche a portarci la pace. Quindi, Volodin dice, nel caso in cui le armi fornite dall'Occidente vengano utilizzate per colpire le città russe e impadronirsi dei nostri territori, la Russia utilizzerà armi più potenti per vendicarsi. Perché questo è quello che temono i russi. Perché questa è una guerra esistenziale. Sta roba vuol dire esistenziale, eh? Le consegne di armi offensive al regime di Kiev porteranno a una catastrofe globale. Se Washington e i paesi della NATO forniscono armi che verranno utilizzate per colpire le città civili e tentare di impadronirsi dei nostri territori, ciò porterà a misure di ritorsione utilizzando armi più potenti. E ha aggiunto, data la superiorità tecnologica delle armi russe, i politici stranieri che prendono tali decisioni devono capire che ciò potrebbe finire in una tragedia globale che distruggerà i loro paesi. Medvedev ha dichiarato, parlo del vicepresidente del Consiglio di Sicurezza della Federazione Russa, in risposta alla preparazione dell'aggressione statunitense, il mondo si sta avvicinando alla minaccia di una terza guerra mondiale. E a questo proposito voglio ricordarti la dichiarazione congiunta tra l'Unione Europea e la NATO firmata il 10 di gennaio del 2022. Il nostro partenariato strategico rafforza entrambe le parti e contribuisce a consolidare la sicurezza in Europa e oltre. Eh già, l'infinito è oltre. Mobiliteremo ulteriormente l'insieme degli strumenti a nostra disposizione, scrivono NATO e Unione Europea congiuntamente, ok? Mobiliteremo, dicevo, ulteriormente l'insieme di strumenti a nostra disposizione, siano essi di ordine politico, economico, militare, per perseguire gli obiettivi comuni nell'interesse dei nostri cittadini, vale a dire 1 miliardo di persone. Ma andiamo avanti, seguitemi in questa parte dell'accordo NATO-UE, perché dopo tiriamo una riga con una sola frase, seguitemi bene. Accordo NATO-UE, andiamo avanti. Rafforzeremo ulteriormente la cooperazione nei settori in cui abbiamo già collaborato e la amplieremo e approfondiremo per affrontare vari particolari e aspetti, quali la crescente competizione geopolitica, le questioni di resilienza, la protezione delle infrastrutture critiche, le tecnologie emergenti e di rottura, lo spazio, le implicazioni dei cambiamenti climatici per la sicurezza, nonché la manipolazione delle informazioni e le ingerenze da parte di attori stranieri. Questo che tante belle cose che fanno la NATO e l'UE. Andiamo al pezzo forte. Firmando la presente dichiarazione, indichiamo la nostra volontà di sviluppare ulteriormente il partenariato NATO-Unione Europea in stretta consultazione e cooperazione con tutti gli alleati della NATO e gli stati membri dell'UE in uno spirito di piena apertura reciproca e nel rispetto dell'autonomia decisionale delle nostre rispettive organizzazioni senza compromettere il carattere specifico della politica di sicurezza e di difesa di ciascuno dei nostri membri. Della serie autonomi sì, ma se si tratta della guerra ci pensiamo noi. Di fatto, con questa dichiarazione, la NATO diventa l'esercito militare dell'Unione Europea. Quindi, dopo che tu hai ascoltato questo breve riassunto, questi punti, questi puntini da unire, riascolta nuovamente le parole del segretario generale della NATO,
Via. NATO's position remains unchanged, and that is that Ukraine will become a member of NATO. Then of course the main focus now is to support Ukraine, to ensure that Ukraine wins the war and prevails as a sovereign, independent, democratic nation in Europe. And that's the reason why NATO allies, partners are providing unprecedented military support to Ukraine, and why I'm traveling around to NATO capitals and calling on them to do even more, and why I welcome the recent announcement of more armor, more advanced air defense systems, most recently by Canada with 200 armored vehicles, and also Poland delivering more weapons, and of course the US leading all these efforts in the in this what we call the contact group or the support group for Ukraine. And as Krista just said, it is extremely important that President Putin doesn't win this war, partly because it will be a tragedy for the Ukrainians, but it will be very dangerous for all of us. Because then the message to authoritarian leaders, not only to Putin, but also other authoritarian leaders, is that when they use brutal force, when they violate international law, they achieve what they want. And that will be a very bad and dangerous lesson. It will make the world more dangerous and us more vulnerable. And that's the reason why, if we want a negotiated peaceful solution to the war in Ukraine, we need to provide military support to Ukraine. That's the only way. Weapons, they are the way to peace.